Operai in azione nella nuova piazza Garibaldi, esattamente nell'area dove per decenni ha trovato spazio un distributore di benzina, lavori e operazioni di bonifica. Cantiere aperto, c'è da bonificare l'area nella quale per tantissimo tempo hanno trovato spazio le cisterne di carburante. E quale futuro per questa piccola porzione accanto alla nuova piazza Garibaldi? Troverà spazio tra non meno di 2 mesi l'unica edicola sopravvissuta dopo il restyling imbastito dall'amministrazione comunale. Una situazione e un cambio, l'ennesimo, che porta comunque un sospiro di sollievo, perché come ci sta per raccontare la proprietaria dell'edicola, sono numerose le criticità legate all'attuale posizione dell'edicola nella nuova piazza Garibaldi. Ci facciamo appunto raccontare meglio quali sono le varie criticità. Comunque, Antonietta Orofino, un cambio di destinazione, lei è contenta? Sono contenta, certo. Qua comunque ci sono dei problemi, lei ha denunciato anche dei pericoli. Ho detto che c'erano pericoli per le macchine, qui sbandano. Da via Macaredda non si potrebbe passare, e invece loro girano sparati e sbandano, vengono su. Già 2 volte è capitato che hanno mosso quelle pietre grosse, quindi... Quindi è una situazione di pericolo? Sì. Lei quando è che potrà trasferirsi nella nuova sede? Quando finiscono, sarà febbraio, marzo. Lei magari attendeva, sperava meglio tempi più rapidi? No, perché ce n'è da fare ancora. Adesso devono coprire, cementare, mattonelle. E comunque qua come posizione è una posizione a rischio da un punto di vista del traffico, di viabilità. Sì.